Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Quest'oggi voglio fare l'unboxing di un altro Zoids, perché appunto con l'uscita di Horizon Forbidden West mi è tornata la voglia di robottoni animalosi, chiamiamoli così. Insomma, avevo un backlog bello fornito di Zoids comprati da tempo, considerando anche che adesso sono molti o introvabili o fuori produzione o addirittura a prezzi allucinanti, mi fa piacere averli e potermeli costruire pian piano. Adesso infatti voglio dedicarmi a uno degli Zoids principali della quarta serie, ovvero il Liger Zero. Quello che poi rappresenta appunto lo Zoids selvaggio che con delle modifiche diventerà il compagno del protagonista e avrà la possibilità di equipaggiare diversi tipi di armamenti, cambiando anche colore, e è possibile avere sia il kit completo con l'armatura a parte, cioè con l'armatura inclusa oppure l'armatura a parte e riutilizzare questo kit base, così in un certo senso da risparmiare. Vediamo il perché. Questo Liger Zero, che è appunto il numero 22 degli HMM della Cotobuchia, presenta un bellissimo design a mio avviso e la possibilità appunto di sganciare gran parte delle parti esterne per poter montare l'armatura secondaria. È una cosa anche questa molto interessante, che a mio avviso fa sì che il kit, visto anche il costo non indifferente, abbia un discreto appeal. Devo ammettere però che nel tempo poi ho preferito comprare, trovandoli anche a un prezzo umano, direttamente gli altri Liger con appunto le armature differenziate. Questo perché mi fa piacere averli tutti in esposizione. È una cosa anche di completismo che, come sempre, mi attanaglia, perché poi mi fa spendere un sacco di soldi e mi fa anche appunto finire lo spazio velocemente, perché poi, visto che questi Zoids sono anche belli grossi in scala 1,72, ma vuole dire comunque che sono un 30 centimetri di tigre che ti sta lì sulla mensola. Devo dire che averne tre, perché francamente il Panzer non mi piaceva più di tanto, quindi non l'avevo preso, e adesso ha dei prezzi folli. Devo dire che averne comunque quei tre in esposizione ti occupa tutta una mensola o una vetrinetta dell'IKEA, per dire. Quindi non so ancora bene dove mettere gli altri, ma intanto partiamo con lo Zero, che francamente ha delle plastiche bianche che non sono il classico bianco della Bandai, per dire. Il bianco della Bandai è proprio bianco. Questo è più un color crema. Anche dalla confezione, in realtà, appunto, sembra un bianco quasi, quasi chiamiamolo ceramica, molto lucido. Qui invece, sì, è lucido, ma non è un bianco bello pulito, è un color panna crema, comunque con una mole di dettagli notevole, perché i kit della Cotobuchia sono davvero ben modellati e però appunto richiede un sacco di rifiniture per rendere al meglio. Infatti, come sempre, la Cotobuchia non mette adesivi. I loro kit sono molto più costosi, però hanno
una costruzione molto stratificata che va a creare le parti appunto con i colori della plastica sovrapposti, e giusto qualche decala d'acqua ti fa completare il kit. Questo vuol dire comunque che è un lavoro non difficile, come dico sempre, ma molto più laborioso, perché i pezzi, come vedete, che compongono questo kit sono tantissimi, molti sono anche piccoli e vanno tagliati bene per non rovinarli. Non ci sono purtroppo tanti undergate da quello che sto vedendo, anzi praticamente nessuno. Adesso vi faccio vedere che ho un po' anche difficoltà ad aprirle, perché hanno dei sacchetti davvero resistenti, anche qui a confronto di quelli Bandai che basta prenderli in mano e tra un po' si aprono. Quelli a Kotobukiya sono proprio belli ermetici. Quindi qua, come dicevo, abbiamo delle belle plastiche che però hanno dei gate orribili. Guardate questi, messi proprio tutti negli angoli. Cioè, una cosa incredibile. E bisogna quindi tagliarli, a mio avviso, con il doppio taglio per riuscire a separare bene, lavorare il pezzo, andare un po' giù di lima, così da rendere anche la parte esteticamente bella senza lasciare dei nub vistosi. Essendo bianca è una cosa anche abbastanza facile, perché il 90% dell'armatura esterna è bianca e solamente, diciamo, l'inner frame interno è colorato, ha una colorazione principalmente nera e qualche parte in questo blu, navy blu sembrerebbe. Insomma, non è un grigio, anche qui una colorazione diversa da quella che mi aspettavo. Devo dire che a livello qualitativo i pezzi mi piacciono molto, a livello fisico mi aspettavo diverso, perché forse anche le immagini, chiamiamole promozionali, come sempre hanno in realtà una rifinitura per farli sembrare più belli, come l'hamburger di McDonald's che è gigantesco, tutto bello pieno, tutto dorato, e poi invece lo vai a mangiare a un cosetto minuscolo che ti sta in una mano, tutto moscio, e però la realtà è così. Quindi, come anche i sofficini, per dire, che sulla confezione sono belli pieni, gonfi, cioè li cuoci in 3 secondi si spappolano. In questo caso le plastiche hanno una colorazione diversa da quella che mi aspettavo, da quella che sembrerebbe nelle immagini, o comunque nell'anime, perché nell'anime infatti è molto chiaro, appare solo per pochi episodi prima, diciamo, di avere l'upgrade, però è appunto bianco classico. Questo almeno è nero, come vedete ci sono un sacco di parti, forse a differenza appunto di altri Zoids di cui ho già parlato, che vi ho già fatto vedere in altri video, questo è uno Zoids con appunto la particolarità di avere l'armatura che è fatta apposta per essere staccata, quindi non è semplicemente un fattore di costruzione stratificato, ma c'è l'inner frame del Liger che poi è combinabile con le varie parti d'armatura per andare un po' come un cavaliere dello zodiaco a creare le varie versioni. Qua anche è un marroncino diverso da quello che mi aspettavo, solo per certi pezzi. Polycap, sembrerebbe usarne pochissime, molto particolari, fatte apposta appunto per questo modello. Qui abbiamo il core e soprattutto il pilota, che in alcuni Zoids, come anche questo, che sono quelli un pochettino più costosi,
e che riguardano i protagonisti dell'anime, è già precolorato. Quindi, a differenza di quelli dei piloti, diciamo, standard che vanno montati e colorati, questo è già assemblato in posa, già precolorato discretamente per fare la sua figura nel cockpit. E poi abbiamo le parti che anche lì sembrerebbero dorate nelle immagini promozionali, invece sono un pochettino spente. Sono quella plastica gloss metallizzata, però non è lucente. Sembra più ottone che oro, non so come dirlo. Quindi, boh, anche questo mi fa un po' strano. Ci sono ancora un bel po' di piccoli pezzi. Qua sono tanti piccoli dettagli che vanno appunto con la costruzione stratificata e alcune parti mobili a creare i dettagli meccanici, mentre qui abbiamo effettivamente dei pistoni, come vediamo, dorati, e la differenza di luminosità tra i due tipi di plastica si nota. Non capisco perché non abbiano usato la stessa, boh. Queste le tengo chiuse giusto per non rovinarli andandoli a, diciamo, graffiare. Le clear parts riguardano principalmente gli occhi e la parte del cockpit. E anche qui le parti, diciamo, i bulloni tipici degli Zoids sporgenti, in questo caso sono lievemente diversi come forma, ma soprattutto sono viola. Nelle immagini, anche lì promozionali, della confezione, sembrano rosso, rosso scuro, invece sono proprio viola. Boh, vedremo il risultato poi finale. Anche lì, se seguite il blog imperodelletenebre.blogspot.com, trovate un pochettino di recensioni, immagini e mie opinioni su vari model kit, su un po' di videogiochi e anche sugli altri Zoids che ero andato a costruire negli anni passati. Infatti, nonostante, come dicevo, ne abbia comprati e per così dire collezionati un bel po', alla fin fine ne ho costruiti pochi, anche perché non sono difficili, questo lo ripeto all'infinito, però sono impegnativi, ovvero come vedete sono un sacco di pezzi che vanno costruiti in alcuni casi appunto 4 per creare certi dettagli tipo i piedi, o meglio le zampe e alcune parti delle gambe, e quindi è molto meccanico come lavoro. Un Gunpla o alcuni figurize standard, gli Eva, sono più dinamici come lavori, sono più interessanti e brevi. Quindi, soprattutto quando avevo poco tempo da dedicargli, preferivo costruire in 2 giorni, in 2 serate, in 2 pomeriggi liberi un model kit intero che non solo qualche pezzo di uno Zoids. Perciò adesso posso dedicarmi appunto a questo backlog discreto di pezzi davvero interessanti. Questo Liger Zero, infatti, come vedete, le plastiche qua sembrano bianchissime e le zampe molto più lucenti, però, boh, diamogli una possibilità. È comunque un modello interessante. Come sempre, il libretto è full Japan, perché non hanno minimamente, anche nel corso degli anni, nelle ristampe, non sono minimamente andati a ricostruire, a ricreare, diciamo, i libretti con anche l'inglese, cosa che invece la Bandai e altre case, come anche la Good Smile in certi casi, è andata a fare. Però è discreto appunto il quantitativo anche tecnico dei bozzetti delle parti meccaniche, purtroppo appunto con la descrizione in giapponese incomprensibile ai più. Poi abbiamo la classica mancolista e un po' come i Master Grade della Bandai andiamo a costruire parti specifiche, però non viene evidenziato quali sprue bisogna utilizzare, perciò purtroppo
purtroppo bisogna prenderli un po' tutti, bisogna metterli in ordine, sono tanti, in alcuni casi appunto sono doppi o addirittura quadrupli, quindi bisogna radunarli per poi incominciare a fare il lavoro. Il corpo è la parte un pochettino più impegnativa perché appunto è molto stratificata, rimane anche discretamente mobile perché ha diversi punti di giunzione. Mentre, come vediamo, per le zampe si va a costruire 4 per e 2 per tantissime parti, per poi differenziare, le chiamiamo lato sinistro, lato destro, solo nei momenti finali. Dopodiché si va già ad applicare parte dell'armatura. Un bel po' di pagine le zampe. Per poi andare infine alla coda. Ciò alla fine ci dà il modello fatto e finito, davvero davvero bello a mio avviso, perché mi piace molto questa versione, chiamiamola neutra bianca, perché dà anche quel senso appunto di base di partenza per le versioni che poi si evolvono. Cioè, anche comunque senza tutta l'armatura, ha un feeling davvero bello corposo. È fatta apposta per essere un inner frame completo, quindi non dà il senso di, come anche certi master grade, di essere un model kit che andrebbe finito con delle parti, ma viene lasciato mezzo costruito per far vedere i dettagli meccanici. No, in questo caso è proprio fatta apposta per essere, anche volendo, fatto e finito, per così dire, nudo, con solamente la parte meccanica a vista, che poi copre appunto l'armatura a diversi dettagli, però dà un bel feeling già questa parte bianca. Poi, come dicevo, ho preferito prendere gli altri Liger già fatti e finiti per averli tutti in collezione, quindi più avanti parlerò anche di quegli altri model kit, farò qualche video. Qua ci sono le due decal con lo zero da mettere sui lati, diciamo, degli spallacci. Purtroppo sono decal ad acqua, che io le odio perché non sono bravo a metterle, ci vuole un pochettino più di cura sia per posarle che per rifinirle, perché poi soprattutto anche per farle non solo aderire bene sulle plastiche curve, ma anche per renderle resistenti, bisogna darci dei prodotti e quindi non è un lavoro, diciamo, da fare in velocità, bisogna curarlo sicuramente meglio di un adesivo che invece ce lo metti ed è fatta. Ora rimettiamo un po' le cose dentro la confezione, come al solito sembrano non volerci stare, sembra incredibile che ci stessero prima. E questo, insomma, è il Liger Zero della Cotobukiya, uno degli Zoids, diciamo, principali, perché poi il Saber era, diciamo, quello principale delle prime serie, con Van, mi sembra, il piccolo T-Rex robotico. Adesso i nomi non me li ricordo più, però erano, insomma, i protagonisti delle prime serie, mentre questo, chiamiamolo, è il protagonista successivo, per poi passare al Wild, che comporta anche una riduzione delle dimensioni generali degli Zoids, che vengono guidati però da ragazzini, è molto quasi alla Yu-Gi-Oh!, quindi non mi ha gasato tantissimo, ho visto appunto l'inizio e non mi ha detto nulla di che. Invece, se non l'avete mai vista, comunque le prime serie di Zoids, le prime 3 o 4, sono meritevoli perché hanno anche una trama con dei risvolti interessanti.
molto più matura di quella che sembrerebbe, mettiamola così. Perciò io ve lo consiglio, vi consiglio questo model kit perché è davvero spettacolare. Se lo trovate ancora dei prezzi umani, prendetelo. Magari per risparmiare potete trovare, potete cercare anche lì a un prezzo umano le componenti extra per trasformare il Liger Zero nelle altre versioni, ma almeno io da collezionista ed amante appunto dei model kit, che mi piace esporli, tenerli a vista, preferisco avere le varie versioni di ogni, per così dire, mecha che possiedo, quindi come anche del Gundam ho diverse versioni, diversi tipi, anche di questo Liger voglio avere le diverse versioni. Adesso finalmente con un po' di tempo e voglia mi dedico al Liger Zero e poi passerò pian piano agli altri. Quindi io per adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video.